Buona giornata a tutti. Oggi qua chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Salve a tutti. Politeisti. Fammi vedere qual è il microfono. Prova a parlare Dovrebbe adesso. essere l'uno. No, prova adesso. Mi Prova a ascoltate? Sì, parlare. mi Sì, ascolto. perfetto. Allora, niente, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che ci sono i nostri siti su internet, che potete digitare e trovare tutti i nostri lavori. Francesco, se vuoi dare i nomi dei No, siti. beh, se vogliono c'è un sistema molto rapido che abbiamo attivato da poco per accedere ai vari siti. E praticamente io non sto dando tutti gli indirizzi vari. E voi digitate http://welcome.to/politeismo e voi arrivate sul nostro sito. Da lì poi ci sono i link sugli altri siti, sulla lista di discussione, perciò penso che sia allora welcome.to/politeismo e ci trovate rapidamente. Sì, i nostri siti ormai stanno per essere visitati da molta gente, staremo a vedere quali frutti daranno. Comunque, intanto facciamo correre il pensiero, Sì, questa è beh, la tanto cosa la più gente, anche importante. perché se qualcuno vuole recuperare uno scritto del materiale, insomma, ne trova parecchio materiale, ha tutto il tempo di leggere, documentarsi, informarsi e poi non è vincolato come una trasmissione radio o altre richieste. Il materiale è lì, uno lo recupera, lo legge, se lo può scaricare, stampare. Se vuole contribuire alla discussione, c'è una lista di discussione che appunto è raggiungibile tramite i link che sono sui vari siti, di conseguenza uno si può anche registrare o può vedere anche il materiale che circola. Sì, comunque in ogni caso stiamo facendo circolare un sacco di pensiero fuori da quello che è l'ambito veneto e questa è la cosa che ci interessa più di tutti. Allora, nella prima parte della trasmissione, prima di cominciare gli oracoli caldaici, i soliti oracoli caldaici che andiamo avanti e andremo avanti fino alla fine perché fa parte ormai della costruzione del paganesimo che stiamo facendo, parliamo del rito che abbiamo tenuto ad Asiago. Ad Asiago domenica. A proposito del rito tenuto ad Asiago domenica, quella persona che, fra virgolette, con la forza del pensiero ha aperto quell'automobile per parare a quell'altra persona che con la sua forza del pensiero ha smarrito le chiavi, trova qui da me, se viene a trovarmi qui in radio, la chiave innanzitutto che ha lasciato per la forza del pensiero, se non ho materialità. La chiave che ha dato più un piccolo omaggio dell'amico che ha perso le chiavi, che è rimasto molto, cioè, felice della sua attività, perché in effetti essere senza macchina ad Asiago significava un lavoraccio enorme Sì. per riparare la questione. Allora, questo è un messaggio specifico per quella persona che spero che sia in ascolto, lo ripeterò magari verso le ore 16 e sappia che qui io ho in macchina sia la chiave sua sia un suo omaggio, insomma, per lui. Per cui lo pregherei, se gli è possibile, naturalmente di venire. Dopodiché vedrò magari di lasciarlo in cooperativa a Nico se è così gentile da tenerglielo. Boh. Allora, parliamo un attimino cosa è avvenuto a Asiago. Parliamo un attimino di due aspetti fondamentali. Parliamo prima di tutto dell'aspetto della rappresentazione, cioè l'aspetto del rito come rappresentazione. Noi ci siamo trovati, abbiamo raggiunto in macchina il posto, abbiamo camminato per raggiungere dove svolgevamo il rito, abbiamo fatto un piccolo cammino, abbiamo messo le nostre erbe seccate, qualcuno non era secca. Però questo è molto importante da un altro punto di vista. Abbiamo messo le nostre erbe, abbiamo fatto il nostro fuoco cerimoniale e abbiamo atteso che il fuoco fosse finito e abbiamo sciolto quello che era il nostro rito. Questo è in sostanza. Abbiamo fatto il cerchio, beh, attorno al fuoco, aspettando che il fuoco finisse e abbiamo sciolto il rito. Questa è la rappresentazione, cioè se qualcuno già avesse filmato dal di fuori, questa è l'unica cosa che ha visto. Esistono delle altre cose che sono avvenute. Cioè, cos'è la magia nel paganesimo? Cioè, cosa serve il rito nel paganesimo? Serve per allineare l'intento della persona con l'intento del mondo che ci circonda. Serve per allineare la nostra volontà soggettiva con la volontà soggettiva del mondo. Questo è. E nel rito chiaramente si allinea chi partecipa al rito.
nel rito non ci partecipa il mare perché eravamo in montagna, per cui la volontà era quella della montagna, era quella dei posti, la volontà erano quello delle poiane che giravano in cerchio, la volontà era quella del corvo imperiale che ci volava presso, la volontà era quella del cielo che è stato il più bel pomeriggio sul piano dell'Asiago da 15 giorni a quella parte, non c'è mai stato un pomeriggio così luminoso e così col sole così caldo che ci sia stato, e si è aperto non tanto la mattinata ma si è aperto quando noi abbiamo cominciato il rito. E poi qualcuno ha osservato che il fumo del fuoco sacro toccava tutte le persone attorno. Perché quella persona è riuscita ad osservare questo? Perché nel suo intuito ha sentito l'azione del fumo, cioè l'azione del fumo che andava a lisciare il suo intento, e ha visto come quel fumo lisciava l'intento delle altre persone. Allora, il rito che cos'è stato? Non è stato altro che il lavorio dell'intento delle persone, le loro intenzioni, le loro finalità, i loro desideri, le loro determinazioni, la loro volontà proiettata nel mondo che le circondava. Questo è l'essenza del rito del paganesimo. Per questo abbiamo detto che è una via di mezzo fra una devotio e un rito pagano normale. Beh, c'è anche la bella scena, sai, che c'era quella croce più bassa a noi, che il corvo si è posato sopra e si è messo a beccarla, cioè proprio, come dire, divoriamo l'ultima parte del cadavere del cristianesimo, liberato il mondo, insomma. Sì. Dal punto di vista dell'immagine è stata un'immagine molto bella. Immagine, sì, un'immagine simbolica, ma tutto in realtà era simbolismo, perché quando la valle si è aperta con quella luce, non era una luce normale, era la luce che stava un po' fra il fiato del drago, cioè fra la nebbia che si dissolve e il calore che stava arrivando in maniera potentissima. Cioè, tutto quello che è avvenuto aveva in sé una relazione magica nelle cose, fra le cose e per le cose. Naturalmente le persone che partecipavano al cerchio potevano cogliere alcuni aspetti o non cogliere altri aspetti. Cioè, è la trasformazione della persona che fa cogliere gli aspetti magici del mondo che ci circonda. Altrimenti la corsa di un cavallo è solo la corsa di un cavallo. Cioè, non è la corsa della volontà di determinazione di quell'essere, non è la scoprire quell'essere un Dio. Se noi non abbiamo la magia che cresce dentro di noi, non avremo mai la capacità di vedere la magia in quanto ci circonda. Per cui se noi non siamo dei, non scopriremo gli dei di quanto ci circonda, le loro sollecitazioni, i loro intenti, i loro desideri. Perderemo tutto questo. Per cui questo è importante nel paganesimo, la trasformazione soggettiva, la trasformazione della persona. Sì, beh, questo, dicevo, l'importante è anche proprio lo spirito con cui le persone hanno partecipato, cioè nel senso che sono già diversi anni che il rituale avviene, viene portato avanti, e ogni anno notiamo che c'è un forte miglioramento dell'energia di chi partecipa. Logicamente il rituale non è complesso, però è fondamentale per chi partecipa e perché il rituale avvenga, cioè nel senso che non c'è bisogno di scenografie o di cose spettacolari. L'importante è sempre fondamentale, al di là di ogni apparenza, è la volontà, l'essenza, la natura, la vita della persona. Cioè, il perché una persona, ad esempio, invece di stare una giornata chissà dove o fare altre cose, decide di andare con altri con un'intenzione di salire una montagna, di arrivare a un certo posto che ha una certa valenza anche dal punto di vista storico per noi, e di portare un qualcosa e di mettere assieme e di bruciare queste piante che uno porta. E logicamente questo è fondamentale, perché significa chiaramente che c'è una volontà delle persone di trovare un qualcosa che li unisce e che li mette in contatto col mondo, anche perché già il fatto stesso che uno potesse fare anche una sala chiusa, però una sala chiusa ha la stessa valenza delle persone se le persone che partecipano gli danno la valenza. Il fatto di voler far compiere anche proprio questa, diciamo, forma di processione, diciamo, pagana, è fondamentale, perché significa attraversare un bosco, cioè dire: noi partiamo da un certo punto, attraversiamo un bosco e arriviamo a un obiettivo. Questo obiettivo per noi, una volta giunto, ha una funzione diversa per le persone, però l'importante è che le energie vengono unite, e l'importante è stato anche chi ha preparato, perché c'erano persone che hanno preparato con settimane di anticipo, mesi anche. Cioè gente che proprio si era segnata ed era sicurissima, cioè anche perché abbiamo partito con l'argomento in anticipo in questo. Il fatto stesso che le persone si ricordino e fissino così a lunga data una cosa, non è tanto importante per il fatto, ma quanto per la volontà e per l'intenzione e per come una persona viene anche a organizzare la propria esistenza. Si sta organizzando strategicamente per arrivare là.
E questo è un'indicazione che diamo per tutta la vita, cioè sì. Vivere strategicamente, vivere per sfida, vivere costruendo noi stessi, che è diverso dal dire vabbè, domani faccio quello e basta, insomma. Sì, ma questo qua è una rivendicazione della libertà che non è soltanto dal punto di vista psicologico, mentale o psichico, che uno può essere, ma anche della necessità di creare degli spazi che siano fisici in cui è possibile praticare la libertà, cioè nel senso che dobbiamo ricordare sempre una cosa. Che se anche tanti dicono ma cosa me ne importa ad esempio della società, dello Stato, dell'economia, cosa mi interessa ad esempio dell'ambiente che mi circonda tanto, io sono libero, non mi faccio condizionare. Ma il fatto è lo stesso che noi abbiamo un corpo è il richiamo più fondamentale al fatto che le cose devono avere anche una manifestazione fisica, cioè noi non possiamo pensare di realizzarci solamente dal punto di vista mentale o psichico, abbiamo un bisogno di avere uno spazio fisico, materiale, in cui ci dobbiamo realizzare. Tutto quello che è avvenuto comunque ha alcune decine di testimoni, sì. Per cui non è una cosa che ormai fino a tempo fa eravamo abbastanza pochi, insomma una decina che facevano queste cose. Adesso le cose si stanno estremamente ampliando, cioè le persone stanno praticando il loro sentire, il loro percepire, sia pure in maniera diversa, sì. Con tutte le sfaccettature che c'è, perché c'è la persona che gli piace l'aspetto del pensiero filosofico, un'altra persona che gli piace l'aspetto magico delle cose, un'altra persona che gli piace l'aspetto pagano e l'altra persona che viene solo per accompagnare il marito o la moglie che sente queste cose, cioè esistono tutte le sfaccettature possibili e immaginabili della vita e dell'espressione soggettiva, cioè non è che esiste solo quella cosa. Sì, ma d'altronde noi non abbiamo mai chiesto l'uniformità o un'unica cosa e noi non abbiamo mai detto che si fanno le cose per questo motivo, ma sapete, si fanno le cose per quello che uno desidera, certo. Di conseguenza è anche giusto che i partecipanti siano i più eterogenei di questo tipo, proprio perché la finalità non è il rito se stesso, ma la persona che partecipa al rito. Sono le trasformazioni che la persona mette in essere per arrivare a quel rito, per questo dicevo che a me non me ne frega assolutamente niente se qualcuno si, fra virgolette, infiltra a fare. Sì, sì, ma... proprio perché sia la ritualità, sia il pensiero, sia il nostro modo di essere, sia il nostro modo di affrontare e di guardare la vita, devono essere sempre impeccabili. Impeccabili per quello che siamo, perché siamo persone nate in questa società, con i bisogni di questa società, con le trasformazioni che ha subito in questa società, per cui chiaramente con tutta una serie di tensioni, ma il nostro pensiero deve essere impeccabile, cioè deve essere lineare. Sì, ma d'altronde il nostro scopo non è quello di creare dei seguaci o di convertire qualcuno, di salvare qualcuno, perché per noi pagani il concetto di conversione non è mai esistito. E neanche quello di salvezza delle persone, cioè che io devo fare qualcosa per salvare gli altri, cioè nel senso, è mai che io devo fornire un qualcosa di imporre agli altri, cioè di imporre un concetto, di imporre un'affermazione. Cioè proprio quello che i pagani hanno sempre avuto caro è il loro modo di essere ed è la loro forma esistenziale, cioè il loro modo di vivere e di vedere le cose, di conoscerle, di affrontarle. Questo è quello che i pagani cercano e vogliono. I pagani non hanno bisogno di codificare riti, di codificare situazioni, di codificare concetti, hanno il bisogno di poter vivere, siccome la vita è variopinta ed è molto varia ed è appunto modificabile e può appunto essere la più diversa per tutti, non esiste nessuna necessità di creare delle strutture rigide, di conseguenza in base proprio anche alla situazione che una persona vive e che una persona affronta, può tranquillamente fare qualsiasi cosa, l'importante è appunto sempre la persona, non è quello che noi vogliamo creare come struttura, il nostro scopo non è questo, perché le strutture hanno una loro vita, hanno una loro dimensione, e contro struttura vanno a limitare le cose, noi vogliamo che le persone prendano in mano la loro vita, prendano in mano la loro capacità, cioè siano il più libere possibile e soprattutto... gli strumenti per affrontare le vite non li vogliamo dare a noi, ma le persone le devono acquisire, le devono imparare, le devono conoscerli, devono averli, devono comprenderli. Non è che una cosa che noi possiamo dare, se una persona non ha la sensibilità per comprendere il mondo, noi non la possiamo mica dare, non è come una vaccinazione che si può fare o non è come qualcosa che si possa dare. Ma d'altronde il punto è sempre lo stesso, quello che stiamo dicendo fin dalla prima trasmissione, 3 anni fa quasi. Noi non ci interessa dire alle persone il nostro pensiero, il nostro modo di essere, il nostro modo di sentire è migliore del vostro. Chiaramente questo lo facciamo, ma non c'è problemi, perché chiaramente siamo, cioè, vorrei vedere qual è la persona che non ha una religione, che non ha un sentire, cioè, che non dica il mio è migliore degli altri. Questo è abbastanza ovvio. Ma al di là di questo, quello che a noi ci interessa è alzare un'antenna, sì. Alzare un'antenna che, o un faro, che sia punto di riferimento
per tutte quelle persone il cui sentire, la cui percezione, la cui relazione fra loro e il mondo sia sempre stata in antagonismo a quello che era il cristianesimo, e il cristianesimo voleva trasformarli in fantasmi, cioè mettete in senoccio, ma chi te lo fa fare, ma lascia perda, ma fregatene, mi son meglio, basta che ti ciapi la particola e te stai bene. Cioè noi vogliamo fare, vogliamo alzare questa antenna, questo faro, affinché le persone dice, beh, che se qualcuno che sia più matto di me, forse potremmo fare qualche tratto di strada assieme. Questo è il nostro scopo. Per cui noi parliamo alle persone che sanno sentire il nostro linguaggio, cioè che riescono ad avere il nostro stesso sentire, o comunque dei sentieri simili o delle percezioni simili, non tanto a quelle persone che sono talmente sicure di essere in ginocchio e dice va così bene, qualunque cosa faccia il loro Dio va bene. Non, queste cose non ci interessano assolutamente. Sì, beh, difatti, beh, il nostro scopo è sempre quello di creare un collegamento con le cose, nel senso che noi non abbiamo una cosa da imporre o un qualcosa da diffondere o da spalmare sulle persone, ma noi abbiamo sempre dei collegamenti da creare. E quando crei un collegamento reciproco, cioè nel senso che colleghi le cose, fondi le cose, unisci le cose, ma non le sopprimi. Cioè, per noi appunto la moltiplicità del mondo, la moltiplicità delle persone è fondamentale, è una cosa su cui si basa il nostro essere, di conseguenza noi non possiamo sottrarre le cose al mondo, noi non possiamo appunto fare delle sottrazioni continue o eliminare delle cose, noi abbiamo la necessità e sappiamo che dobbiamo farlo, è quello di collegare le varie realtà, i vari pensieri, le varie situazioni, cioè nel senso che nel paganesimo è sempre esistito la paura dell'unica via o della cosa che ha un solo senso, cioè un monovalore, una monocultura, una monosocietà, un monoriferimento, un monocomportamento. Il paganesimo questo l'hanno sempre avuto proprio come terrore di ridurre tutto quanto ad uno, a uniformare tutto, a ridurre. Cioè, il paganesimo non può mai fare sottrazione, può solo fare delle addizioni, può soltanto unire, può ottenere un risultato, ma quel risultato che ottiene è sempre la somma delle varie diversità. Di conseguenza questo è fondamentale, cioè proprio il creare il, e d'altronde creando un'addizione si crea un nuovo valore, esatto. Cioè non è che non si sopprimono gli altri valori, cioè si innescano una serie di meccanismi proprio perché si dà maggiore libertà a tutti in quanto gli si offrono più possibilità, gli si offrono più riferimenti, proprio perché noi sappiamo benissimo che le persone hanno un valore in se stesse e non perché sono create da Dio. Sì, loro stesse sono dei che camminano nell'eternità, eh? Allora, vabbè, chiudiamo qui l'argomento, sì. Cosa dici? Penso che abbiano capito quello che è stato. Sì, insomma, beh, se hanno dubbi possono, anche, possono più tardi anche chiamare. Possono anche chiamare. Va bene. Allora, continuiamo con gli oracoli caldaici. Continuiamo con gli oracoli caldaici. Allora, continuiamo con gli oracoli caldaici. E siamo arrivati al frammento 81. Frammento 81, vi ricordo che gli oracoli caldaici tratto la sequenza che io ho trovato, che è quella che mi ha ispirato, che mi ha afferrato, ed è la sequenza di tonelli che trovate su una burra. Ebbene, il frammento 81, vi ricordo sempre che questi frammenti stanno nei vari testi di Proclo, di Plotino, Porfirio, insomma quello che è, e sono stati ripresi, spesso usati proprio dai cristiani per avvalorare, per nascondere il loro Dio assassino. Noi prendiamo questi frammenti che la tradizione li fa derivare da Giuliano il Caldeo o da Giuliano il Teurgo, e sono frammenti di percezione della stregoneria. Chiaramente non abbiamo l'intero testo, abbiamo solo questi frammenti, ma noi trattiamo questi frammenti come se fossero l'unica cosa esistente e li inseriamo in una diversa visione della stregoneria. Chiaramente sappiamo benissimo che ritrovando magari 100 frammenti diversi o 100 altre cose diverse, alcuni sensi possono cambiare, ma a noi non ce ne frega niente di cambiare alcuni sensi, a noi ci interessa dare la direzione di sviluppo della vita, cioè è la vita che costruisce se stessa in contrapposizione alla vita che si sottomette a una diversa volontà, a diverse determinazioni che non nascono da se stessa. Per cui questo è il senso della nostra interpretazione. E parliamo e passiamo al frammento numero 81. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa, soggiacendo al volere del Padre che persuade. Le folgorazioni noetiche sono un'altra immagine descrittiva del veggente.
La descrizione nasce dalle immagini delle folgori all'interno dei grandi temporali estivi. La folgore, quando si abbatte, concentra grandi quantità di energia vitale imprimendogli delle accelerazioni particolari, tanto che spesso quell'energia vitale diventa cosciente di sé. Una vera e propria folgorazione noetica. A quanto può diventare noetico il fuoco della vita, l'energia vitale. L'immagine è presa da quanto ci circonda e serve a descrivere dei movimenti simili che avvengono sia nella vita fra gli esseri della natura che negli infiniti cosmi dell'universo. Sono folgori le illuminazioni dei viventi, folgori noetiche che colpiscono la consapevolezza dell'essere della natura, costringendolo a dilatarsi nell'infinito, costringendolo a scegliere il meglio per se stesso e, in questa scelta del meglio, espandersi nell'infinito alimentando l'infinito stesso. A queste folgorazioni soggiace ogni coscienza di sé, che deve seguire la via indicata da necessità e intento, il Padre. Non esiste una via diversa da quelle. Quella via è tracciata dalle qualità degli elementi che formano la vita. Necessità della trasformazione nell'intento del trasformarsi. Questo è il volere del Padre. Questo è il potere di necessità e intento. Ogni coscienza di sé alla necessità che l'ha generata somma la propria volontà per discernere e scegliere le trasformazioni migliori. Lo sforzo che mette nella scelta la trasforma, la modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di trasformazione. Questi livelli di scelta e di trasformazione sono ottenuti mediante folgorazioni noetiche che trasformano il soggetto. Sono folgorazioni come effetto dell'azione delle determinazioni dell'oggettività sul soggetto che si trasforma. Queste sono le persuasioni del Padre. I salti qualitativi della consapevolezza comportano sempre una diversa qualità di scelte soggettive. Le diverse scelte soggettive che si operano quando si salta il piano della scelta sono scelte comunque obbligatorie, determinate dal diverso piano di consapevolezza che si esprime nell'oggettività in cui si agisce. La persuasione consiste nel ventaglio di scelte nelle quali noi possiamo operare. Il ventaglio di scelte è determinato sia dall'oggettività che ce la presenta, sia dalla capacità soggettiva di percepirle e discriminare. La capacità di percepirle e discriminarle è dovuta alla sequenza di folgorazioni soggettive che il nostro percorso di dilatazione nel mondo circostante ha prodotto. Dunque, va interpretata in modo letterale. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa soggiacente al volere del Padre che persuade. Per riferire tutto questo rispetto al rito che abbiamo fatto, tutte le scelte che le persone hanno fatto per partecipare a quel rito, tutte le decisioni che hanno preso, tutta l'organizzazione che si sono date, non è stata altra che espressione del proprio intento. Quando sono andate a fare il rito, cioè quando si sono portate per concludere l'operazione che avevano iniziato, hanno chiamato l'intento del mondo che le circondava. Dunque quelle persone non sono più le stesse persone di prima, ma hanno compreso che per fare una cosa, per ottenere un risultato, è necessario organizzarsi precedentemente. Per cui hanno fatto comunque un salto di qualità, sì. Cioè la vita come organizzazione. Questa è una folgorazione noetica, spero che l'abbiano capito, ma dubito. Sì, ma difatti appunto la cosa fondamentale che bisogna sempre considerare è che le persone che compiono le cose devono avere coscienza di quello che fanno, cioè devono comprendere. Fine. Sì, ma cioè essere coscienti e percepire la dimensione della propria esistenza, del proprio agire. Cioè devono pensare che il loro agire sempre deve essere sempre conosciuto da loro e devono sapere cosa percorrono, cosa fanno. Esatto. Di conseguenza, solo avendo coscienza di quello che si fa, si riesce a organizzarsi. Non si può ad abbandonare alla volontà o alla compassione di un Dio cristiano che ti aiuti. Non si può neanche affidarsi alla provvidenza. Si sa solo organizzando la propria esistenza, la propria vita, si può organizzare la propria dimensione di realizzazione. Esatto. Solo organizzando la propria vita si possono beccare le folgorazioni noetiche e saltare di qualità in qualità. Cioè esiste un processo di costruzione, ma esiste anche un processo di distruzione attraverso la sottomissione.
cioè una non folgorazione che diventa non folgorazione, che diventa restringimento continuo del proprio pensiero, del proprio sapere, della propria consapevolezza. Sì, ma d'altronde appunto la percezione poi porta alla sintonia, cioè nel senso che più una persona riesce a percepire se stessa e a percepire il mondo, e più ne entra in sintonia, in quanto le barriere che possono porsi vengono a essere eliminate. Esatto. Di conseguenza anche gli elementi che circondano vengono compresi prima. Esatto. Allora, passiamo al frammento 82. Alle sue folgorazioni noetiche diede in custodia i vertici, mescolando nei vincoli un vigore proprio, una forza. Qual è il vertice della folgorazione noetica? Qual è il vertice del pensiero, dell'intenzione, del progetto, dello scopo, del modo di pensare, della formazione del giudizio, del sentire e del percepire? È quanto produce questo, necessità e intento, il padre stesso. Necessità e intento si trasferiscono al vertice, che in questo caso non è inteso come un punto d'arrivo, ma come il punto di partenza dal quale la coscienza di sé inizia il proprio cammino per espandersi. Il vertice di una piramide è il punto più alto rispetto all'essere umano, ma è il punto più piccolo, è il punto di partenza della costruzione della coscienza di sé. Lo spermatozoo e l'ovulo rappresentano il punto più piccolo di formazione della coscienza di sé dell'essere della natura, il vertice. Che cos'è il vincolo? È la coesione dell'intento che mantiene compatta la concentrazione di energia vitale, trasformandola da inconscia a conscia. Nel caso che si è fatto dell'ovulo e dello spermatozoo, è la forza è l'intento della fusione dell'uno e dell'altro. Nel caso della nascita di un essere di sola energia vitale, è l'attimo della compattazione della sua energia vitale, è l'intento del vortice che, mantenendola stabile, favorisce la nascita della coscienza di sé. Qual è la forza che viene mescolandosi? La volontà soggettiva, la capacità di quella coscienza di sé di farsi Dio, determinando se stessa nell'oggettività nella quale si è generata. Solo se volontà guida le trasformazioni, la folgorazione noetica ha un fine costruttivo. Ma se volontà non si appropria della direzione delle trasformazioni, la coscienza di sé in qualunque momento cessa di esistere e viene abortita. Dunque, necessità e intento formano il vertice da cui prende avvio la formazione della coscienza di sé, attraverso la coesione, al di là della sua qualità, di una concentrazione di energia vitale che continua a svilupparsi nell'infinito dei mutamenti attraverso l'uso della propria volontà, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E questo più o meno è ancora una cosa che è successa anche al rito di domenica. Cos'è il vincolo? È la coesione dell'intento che mantiene compatta la concentrazione di energia vitale, trasformandola da inconscia a conscia. Quando noi abbiamo fuso l'intento delle persone che stavano presenti, quell'intento ha avuto un suo potere espressivo, un suo modo di essere al di là delle persone stesse, ed è stato il fumo del fuoco sacro che ha determinato proprio l'unità, è il fumo che è passato, che ha manipolato l'intento di tutte le persone e ha determinato la coesione, simbolica se vogliamo, reale e materiale per quelli invece che l'hanno percepito. Sì, no, ma tra l'altro la coesione non si viene a creare per una grazia di Dio o per un miracolo esterno, si viene a creare soltanto per la volontà di chi partecipa. Infatti anche nella mitologia greca noi abbiamo moltissime divinità che aiutano i fondatori di nuove città, di nuove colonie, sono i protettori, o le divinità fanno da guide o sono i protettori, ma non sono loro che creano il sentimento, la volontà o la capacità delle persone. Cioè, la divinità ti fa da aiuto, ma non crea la situazione, non costruisce quello che le persone possono creare. Ti costruisce solo la volontà, la capacità della persona può fare questa cosa. Cioè, non come i cristiani che pensano che il Dio sia lui a decidere, si manifesti, crea il miracolo, imponga le cose o faccia le cose. Nel paganesimo questo non avviene, cioè nel senso le divinità possono essere di aiuto, possono aiutarti, possono essere farti da protezione, possono farti da guida, ma possono far questo, non possono compiere il lavoro che devono fare gli uomini. E passiamo al frammento 83, puntini, 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 creatori di unità. Ed è tutto qua. Che cos'è l'unità? Esiste una sola unità, la coscienza di sé universo, terminus, il fine dei mutamenti. Cioè, non è che esiste, è, come concetto esiste, è il divenire, è il fine delle trasformazioni di ogni esistente.
e Terminius è l'assoluto nel paganesimo. Cioè nel paganesimo politeista non esiste una divinità che sia assoluta, ed è solo la fine dei tempi, l'unione di tutte le coscienze universali. Per cui è Terminius, qualcosa che termine, non sappiamo come terminerà, quale sarà la sua qualità nel terminare, quale sarà la sua formazione, ma sappiamo che c'è il termine. Sappiamo che Terminius è il punto d'arrivo di tutte le coscienze universali. Nel paganesimo politeista è l'assoluto. D'altronde, se non mi sbaglio, è proprio Terminius che quando ho deciso di fare il tempio a Giove a Roma, Terminius ha detto io da qua non mi muovo. Infatti, da là non si è mosso. Sì, no, ma infatti giustamente appunto i cristiani hanno sempre il problema dell'origine, del perché della creazione, di una partenza di un Dio. Ma è appunto il problema che sappiamo che esiste un termine. Come questo termine andrà a realizzarsi, per noi è secondario, sappiamo che esiste. Poi come si realizza? Sappiamo che è in base alle nostre azioni, al nostro comportamento, alla nostra vita. E il nostro assoluto, il nostro Terminius, noi ci facciamo Terminius ogni volta che portiamo a compimento un'azione. Cioè quando noi abbiamo concluso il rito sull'altopiano d'Asiago, noi siamo arrivati all'assoluto, perché in quel momento il nostro rito si è concluso, tant'è che dopo siamo andati con Baco e Dioniso a spassarcela. cioè in quel momento l'assoluto, noi eravamo arrivati all'assoluto, perché quello era il nostro termine, era il nostro punto d'arrivo. Noi abbiamo prefissato quel modello, noi l'avevamo realizzato e di conseguenza non vivevamo più per quella realizzazione, per quel modello. L'avevamo realizzato e potevamo adeguarci ad altri modelli, ad altre situazioni. Abbiamo finito una cosa, siamo arrivati all'assoluto di quella cosa e poi ci siamo dati ad altre cose. Sì, ma poi l'assoluto nel paganesimo non è realizzato una sola volta, cioè sono infinite le cose, le infinite possibilità, come sono infinite le possibilità delle cose, sono infinite proprio le realizzazioni, perciò uno crea un assoluto di una certa cosa, perché questa cosa deve essere sempre realizzata al meglio, realizzata questa cosa ce n'è sempre qualcosa di nuovo da realizzare. Cioè, è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, finché non si arriva all'assoluto universale. Cioè finché non si arriva all'assoluto universale c'è un Terminius perché finiamo l'operazione strategica che abbiamo in corso, però quel Terminius a sua volta cessa di essere il punto di arrivo e comincia a essere il punto da cui partire dopo, cioè noi ci arricchiamo per arrivare a Terminius e ripartiamo verso un'altra meta. Questo è in sintesi il discorso. Sì, d'altronde c'è una canzone del Pagana che dice non c'è inizio, cioè noi siamo un cerchio dentro un cerchio senza inizio e senza fine. Proprio perché il cerchio ci sarà sempre, c'era sempre il movimento, però non avrà né inizio né fine, sarà sempre eterno, cioè nel senso che avrà sempre delle nuove situazioni, girerà, incontrerà nuove cose, però non ha né inizio né una fine. Infatti il Terminius universale è un punto di partenza. Tanto beh, comunque chiudiamo qua il discorso. Chi sono i cercatori di questo? Le coscienze di sé che facendosi dei costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. I creatori dell'unità nella nostra specie sono gli esseri umani che prendendosi nelle proprie mani la responsabilità delle proprie scelte affermano davanti all'universo io esisto. Nel far questo, questi esseri umani all'interno della propria specie sono i creatori di unità. Sono i costruttori delle condizioni attraverso le quali l'unità si possa costruire attraverso la partecipazione di un numero sempre maggiore di esseri umani. Costruttori di unità e costruttori delle condizioni attraverso le quali l'unità si può costruire. E questo è il frammento 83. E passiamo al frammento 84. Puntini, 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 ma esso sta tutto al di fuori. Che cosa significa stare al di fuori? Ci sono due modi per stare al di fuori, lontano nello spazio o lontano nel tempo. Spazio e tempo determinano delle lontananze che si possono coprire attraverso le trasformazioni. Ogni trasformazione determina una modificazione soggettiva che tende a raggiungere un fine. Ogni fine raggiunto, che diventa momento di partenza per il raggiungimento di un nuovo fine, è un al di fuori. Raggiunto e compreso dalla coscienza di sé. Il fine ultimo, al di fuori di ogni coscienza di sé, è la coscienza di sé universo, fine ultimo delle trasformazioni di ogni coscienza di sé. Quella coscienza di sé è al di fuori delle coscienze di sé esistenti, in quanto ora non esiste, se non in potenza e in costruzione, e quando esisterà, sarà formata da ogni coscienza di sé che all'interno dell'universo ha contribuito alla sua costruzione. Al di fuori di ogni coscienza di sé che comprende e che concorre a formarla. Per cui, quando formeremo la coscienza universale, quando si formerà la coscienza universale, la sua qualità, le coscienze che hanno concorso, eccetera,
ci sono già in presenza adesso, oppure verranno generate, oppure saranno in prodotto, ma sono sempre degli oggetti che noi possiamo percepire e che determinano loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Questi noi li chiamiamo dei. E poi il nome da dare al Dio che è più importante per noi, quello è un gran casino. Anche perché è difficile stabilire una gerarchia, esiste sempre solo una gerarchia che è funzionale, esatto. Nel senso, non so, ma tu in tutte quante le mitologie che non siano monoteistiche, non c'è il problema di dire chi è il primo degli dèi, cioè si tratta di creare un panteo in cui si cerca di organizzare e strutturare le varie cose in base alle necessità delle persone e in base ai desideri delle persone. Cioè, ma questo avviene sempre, proprio viene fatto però non tanto dagli dèi, non sono gli dèi che danno una gerarchia. Esatto. Non è il Dio dei cristiani che crea il mondo, crea una gerarchia di angeli, diavoli e così via, ma sono gli uomini che in base alle loro necessità pongono le divinità più vicine o più distanti. Alle loro necessità in quanto dèi. Se noi viviamo un sistema sociale fatto in un determinato modo, in una determinata struttura, noi individuiamo delle divinità al fine di espandere, al fine di espandersi quella cultura, quel modo di essere, quel modo di esistere, quel sistema sociale. E c'è una gerarchia di divinità che è funzionale ad affrontare al meglio la vita. Perché? Perché noi siamo dei. E il mondo risponde a questo, cioè risponde a queste tensioni. Cioè noi, chiaramente noi individuando 100 divinità o 200 divinità, ce ne saranno altre milioni di divinità, sì, che ignoriamo. Ma perché? Perché noi siamo compresi nel mondo, non comprendiamo il mondo. Cioè noi siamo all'interno del mondo e scegliamo quello che ci può essere. Sì, ma proprio la nostra esistenza è proprio quella di non essere, di non ignorare il mondo. E noi non possiamo sfuggire al mondo. Cioè, esempio, dal punto di vista mitologico abbiamo il caso, ad esempio, della ninfa Calipso. L'ninfa Calipso tiene con sé 10 anni Ulisse e promette a Ulisse l'immortalità, e alla fine Ulisse decide di tornare nella sua patria, cioè rinuncia all'immortalità perché sa che non gli appartiene, sa che la sua vita è dentro il mondo, che non può fuggire. Può rimanere nascosto, ne può rimanere celato al mondo perché la ninfa Calipso lo porta fuori dal mondo, però lui alla fine percepisce che si deve realizzare, deve rinunciare all'immortalità, esatto, e deve compiere il suo percorso, deve compiere le sue conoscenze, deve rinunciare a un qualcosa di infinito, ma che deve creare la sua vita in qualsiasi caso. Deve rinunciare alla dipendenza. Rimane celato per il tempo necessario, che lui ha bisogno di concepire questo pensiero, esatto, e alla fine lo realizza. Cioè, deve rompere ogni dipendenza, la dipendenza distrugge la persona. Sì, ma anche di fronte praticamente al regalo, lui rifiuta il regalo, sceglie la vita. La dipendenza nasce sempre col regalo, sì, non col dono di Dio, capito? Sì, ma infatti, promessa. Bisogna sempre stare attenti alle divinità che offrono più di quello che noi possiamo ricambiare. Esatto, che offrono troppi doni. Esatto, sono sempre divinità pericolose. Esatto. La più pericolosa è, ad esempio, come divinità è il Dio dei cristiani che manda a morire suo figlio per salvare noi. Sì, cioè, è un regalo dal punto di vista mitologico che è irricambiabile, cioè noi non potremmo ricambiare la divinità che ha fatto il sacrificio, proprio perché vuole la sua missione, perché dice tu non riuscirai mai a ricompensare il regalo che io ti faccio, o tu non riuscirai mai a essere alla pari, di conseguenza ti devo schiacciare. Esatto. Invece proprio, infatti proprio nel paganesimo c'è sempre l'avversione per quelle divinità che fanno offerte superiori alle capacità di ricambio che noi possiamo avere. Cioè noi possiamo soltanto accettare doni che noi siamo in grado poi di ricompensare, cioè di essere alla pari. La divinità che offre di più è una divinità ingannatrice. Per esempio, facciamo un esempio, una divinità che dona qualcosa, no? Avete l'immagine tutti dell'uomo preistorico, no? Bene, la divinità può donare all'uomo preistorico la zappa o può donare il trattore. Che se ne fa l'uomo preistorico del trattore? Esatto. Niente, la zappa invece può usare per tante cose, anche come bastone, ma questo è il concetto, no? Cioè, le cose vengono prese per quello che servono, cioè, o per quello che si riesce anche a concepire, sì, che servono. Dopodiché un giorno si cambierà, un giorno ci si modificherà. Cioè, ai vostri figli date il concetto della trasformazione, il concetto della costruzione continua. Non fateli credere che siete arrivati, che siete bravi, fateli capire che anche voi state costruendovi. Questa è la cosa importante. Cioè, che non si sentino incapaci, si sentono in fase di costruzione, in fase di crescita, ma non incapaci. Sì, no, ma infatti il pericolo più grosso per il punto di vista esistenziale è quando uno pensa di dire io sono arrivato, ho raggiunto, ho realizzato tutto.
A quel punto lì significa chiaramente è il fallimento, è la distruzione della sua vita, perché chiaramente non riesce più a percepire la validità della sua vita, la funzione che lui ha, e soprattutto decide di annientarsi, proprio perché noi sappiamo benissimo che la vita è conquista ogni giorno e non c'è un punto in cui uno può decidere di fermarsi, proprio perché la vita va sempre avanti. Soltanto se uno percepisce che ogni giorno, nonostante l'età, ha qualcosa da conoscere, da conquistare, da far proprio o da trovare, è un sistema diverso di affrontare le cose. Cioè, i cristiani hanno sempre il problema di dire: fa Dio, ti ha dato tutto, tu cosa fai? Devi solo pregarlo, devi solo amarlo. Dopo parleremo anche dei cristiani. Sì, ma è sempre, è sempre dare, cioè, dico, cioè, sì. del termine, cioè, di cosa è il paganesimo e di cosa è il monoteismo. Certo. Io vorrei ricordare un'altra cosa, che gli oracoli caldaici, adesso oggi, fatalità, io e Francesco stiamo un po' discutendo anche all'interno degli oracoli caldaici. Però ricordatevi che quello che io vi leggo degli oracoli caldaici è un patrimonio nostro, cioè è il nostro modo di essere pagani, e comunque vabbè che si può essere d'accordo o meno d'accordo, forzare una parte o dall'altra, variarlo, eccetera, questo va tutto bene, ma quello che stiamo leggendo è paganesimo, perché quando voi mi dite, quando qualche viene a dire ma parli solo contro che siamo, parli mai delle robe tue, ricordo che sei 45 minuti che stiamo parlando, andremo avanti per un altro 10 minuti, per cui avremo parlato quasi un'ora di cose nostre. Sì. Dopodiché rimuovere il male, rimuovere il cristianesimo è un dovere di ogni pagano. Sì, no, ma vedi, cioè, tanto per precisare la cosa, cioè, l'introduzione che faccio della citazione negativa del cristianesimo mi serve perché logicamente io utilizzo un sistema, ad esempio, di spiegare le cose usando una mitologia greca, e non tutti sono in grado di conoscere la mitologia greca, e non serve per essere pagani conoscere la mitologia greca, cioè non è fondamentale per essere pagani, è una cosa secondaria, nel senso, è una, a livello di istituto abbiamo sviluppato, perché era il nostro desiderio, perché era la nostra sensibilità in questo senso, le cose, e logicamente se io mi sto a parlare solo di mitologia greca, logicamente non riesco a farmi comprendere. Allora a questo punto do il riferimento in negativo, certo. Dico, che sicuramente purtroppo la gente conosce il cristianesimo, purtroppo conosce quel cadavere ambulante che è Cristo, purtroppo conosce la croce, e di conseguenza gli dico benissimo, questo è il negativo che tu conosci, da questo negativo te ne devi liberare e poi costruire qualcosa di diverso. Noi l'abbiamo costruita così, poi tu la puoi costruire come vuoi, cioè non sei vincolato a conoscere Calipso, conoscere Ulisse, conoscere Omero, è una necessità di chi ha quella sensibilità, di chi ha avuto l'avventura, ti ha avuto la fortuna, di chi l'ha incrociato sulla propria strada. Se tu non trovi Calipso sulla tua strada, benissimo, troverai un'altra divinità. Esatto. A me non mi interessa che divinità incontrerai, l'importante è che tu abbia la capacità, la volontà e la possibilità di incontrarla. Cioè, questo posso fare i tuoi. Esatto, poi ti arrangi te. È il tuo Dio che cresce dentro di te, che determina. Cioè, come l'inferno fa, quello è l'inferno dei cristiani, a loro piace così. Vabbè. Allora, frammento 85, punto, 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 ala del fuoco, punto, punto, punto. Questo frammento è un'immagine del veggente, il vento di necessità sposta l'energia vitale che come folate si sposta nello spazio cosmico. È un'immagine frequente nella grande cosmologia. Ultimamente quei grandi telescopi, queste vele di polvere cosmica, sono state fotografate nel loro processo di accumulo e strutturazione nella formazione di nuovi ammassi stellari o in dissolvimento di ammassi stellari antichi. Quelle immagini sono simili a quelle dei veggenti mentre assistevano alla trasformazione del cosmo. È un modo soggettivo di interpretazione. Può essere un'ala di fuoco o un'onda marina, dipende dai legami che ha il veggente nella vita quotidiana, dalla quale raccoglie le similitudini per descrivere lo spettacolo cui assiste. E passiamo invece al frammento 86. Puntini, 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 signore d'anime, iniziatore. Allora, qui dobbiamo spiegare un po' i termini. Signore, colui dal quale non si può prescindere. Anima, ciò che passa da inconsapevole a consapevole. Animare. Iniziatore, il punto della trasformazione fra inconscio e conscio. Che cos'è che anima? La tensione prodotta per effetto di necessità. Chi è dunque il Signore che anima? Necessità, date le condizioni che necessità stessa ha costruito. Necessità è l'iniziatore. Che cos'è che costruisce le condizioni affinché nella specie umana nascano i bambini? Necessità di soddisfare la tensione sensuale. Ciò che resterebbe inanimato si anima, date le condizioni costruite da necessità.
Chi è l'iniziatore? In questo caso, la prima cellula nata dall'unione dello spermatozoo e dell'ovulo. L'esempio tolto al giorno d'oggi nella nostra specie rende perfettamente l'idea che può essere estesa all'intero universo e a tutte le situazioni di inizio, tenendo presente le proprie specificità di trasformazione. Questo è il senso di Signore d'anima iniziatore. Nessun padrone, nessun Dio che decide. Queste sono interpretazioni da cristiani. E passiamo al frammento 87. Ma come venerando che si lancia sui mondi in turbine inesausto al comando del possente padre. Allora, ma nome venerando che si lancia sui monti e sui mondi di turbine inesausto al comando del possente padre. Anche questo frammento appartiene alla descrizione del veggente. Il nome venerando altro non è che la tensione, quale prodotto di necessità, che slanciandosi come un turbine sui mondi, trasforma l'inconscio in coscienza di sé. Il veggente separa la tensione prodotta da necessità, da necessità stessa. Egli vede l'energia vitale tendersi e iniziare a vorticare. Il movimento lento e lineare che impone necessità viene mutato in un movimento più veloce e circolare. Descrive una parte separandola dal tutto che la circonda. Necessità viene scorta dal veggente all'interno dell'energia vitale. La tensione alla quale quella porzione di energia vitale obbedisce è separata dalla necessità generale. La volontà soggettiva interviene sul vortice dopo che questo si è formato ed è diventato consapevole. Si tratta di una trasformazione alla quale il veggente assiste, separando le tensioni e gli oggetti che concorrono a formare la coscienza di sé. Quella tensione che egli individua la vede espandersi sui mondi. Quando il veggente assiste allo scorrimento dell'energia vitale inconscia nel cosmo, individuando in quel moto necessità, scopre che la tensione che trasforma l'inconscio inconscio si espande sui mondi. Tutti i mondi passano dall'inconsapevolezza alla consapevolezza, allo sviluppo della propria volontà, al farsi dei, per sviluppare se stessi nell'infinito dei mutamenti. In questa trasformazione egli ammira la possanza del Padre, necessità e intento, alla quale tutta l'energia vitale dell'universo sembra obbedire. E allora tutto l'universo passa da inconscio a cosciente per effetto di necessità e intento, che sono le qualità intrinseche dell'energia vitale. Io non mi chiedo perché esisto in questa forma. Io non mi chiedo chi ha prodotto questo, perché so che tutto questo è prodotto dalle forze interne dell'esistente. L'esistente è formato da energia vitale, è un dato di fatto. Le cose sono così perché le trasformazioni hanno continuato questa sequenza. Questa sequenza di trasformazione hanno prodotto ciò che io vedo, ciò che io percepisco, ciò che io intuisco. Da ciò che io vedo, ciò che io percepisco e ciò che io intuisco, guardo il futuro, costruisco il futuro. Tutto quello che è arrivato fino adesso è la base da cui io devo partire per costruire il futuro. E mentre io dico da questa base vado a costruire il futuro, io divento il padre perché io esprimo necessità ed intento attraverso la mia volontà nella situazione specifica in cui vivo per costruire qualcosa di meglio. Questo è l'essenza del padre. E questo concetto, che è un concetto della stregoneria, che è definito come padre, ha preso una trasformazione veramente ignominiosa attraverso i secoli ad opera del cristianesimo, è il concetto chiave che separa il paganesimo politeista dal cristianesimo. E andremo avanti per tutti gli oracoli caldaici, sono 192 oracoli, a ribadire questo concetto che è fondamentale. Sì, ma difatti è un concetto proprio basilare. Soprattutto appunto anche perché c'è da riappropriarsi dei termini e delle espressioni che vengono utilizzate, cioè nel senso che è una cosa che fa in negativo sempre ogni monoteismo, è di prendere qualsiasi cosa che possa aiutare le persone a comprendere se stesse, deformarle, modificarle, svuotare, creare degli zombie e deformare anche il significato. Cioè, difatti, dove sta l'astuzia? Ove non possono distruggere le cose, sta quello di sradicarle la loro natura, il loro essere, sta nel sradicare il loro riferimento, sta di privarle di significato, di farle diventare soltanto parole ed esclusivamente parole.
Allora, ho bloccato Francesco perché gli ho fatto vedere una cosa. Allora, cosa gli ho fatto vedere a Francesco? Francesco, gli ho fatto vedere un prestito. Mi ha fatto un'amica alla Rito, che è venuta al Rito, mi ha fatto un prestito a fondo perduto. Cioè, nel senso, ho detto, tu me lo presti, ma sicuramente non lo avrai indietro. È un prestito a fondo perduto. Questo prestito è codice di diritto canonico. Io non è che avevo avuto molto tempo di sfogliarlo, però sono andato a prendermi i punti di riferimento che l'amica aveva messo dentro. Cioè, chiaramente questa amica ha fatto uno studio, insomma, e ha messo dei punti di riferimento. Io sono andato a leggermi. Allora, codice di diritto canonico, codice della Chiesa Cattolica, attenzione. Cioè, è come se io leggessi dal codice penale, codice procedura penale, l'articolo è il canone 489, il canone, cioè l'articolo 489, cioè, guardate che questo è legge, cioè non si può prescindere da questo la Chiesa Cattolica. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto, o almeno nell'archivio comune vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede. In essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto. Comma secondo, e poi lo facciamo commentare a Francesco. Ogni anno, attenzione, si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti, oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna. Attenzione, il condannato scompare, si conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva. Tutta la parte lesa sparisce. E questo è il canone 489 del codice di diritto canonico, e glielo faccio adesso interpretare a Francesco. Sì, no, ma tra l'altro precisiamo, Claudio, che non è il diritto canonico dell'Inquisizione, è quello corrente. Sì? Cioè, nel senso che, sino che uno dice, vabbè, stai leggendo, che poi sarebbe grave lo stesso, stai leggendo qualcosa del Medioevo. No, stiamo leggendo cose che anche adesso hanno un valore in quanto è il diritto canonico. Allora, questo diritto canonico è stato stampato, codice di diritto canonico, testo ufficiale e versione italiana, cioè col testo, ed è stato Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997. Roma 1997. Sì, ed è quello che è in vigore. Cioè, quello appunto che è significativo è la volontà del segreto e della distruzione delle cose, cioè soprattutto della distruzione delle persone che si oppongono al loro dominio, cioè nel senso che proprio c'è la paura non soltanto di distruggere le persone in quanto compiono, ma di cancellare anche la memoria di quello che è avvenuto, cioè nel senso, e resta la decisione della Chiesa Cattolica. Sì, e di conseguenza quello che rimane è poi l'interpretazione e il riassunto che loro ne vogliono dare e ne possono fare, e rimane sempre segreto. Sì, ma questo fa sempre parte, questo, cioè, questo è un comportamento di puramente, diciamo, di diritto, di comportamento di giustizia, chiamiamolo così, ma è significativo di cosa vogliono poi fare con le persone, cioè nel senso di dire, io ti prendo, anniento tutto, cancello tutto, mi arrogo il diritto di giudicare quello che sei, quello che fai, cosa desideri, benissimo, ti posso condannare, e di quello che tu hai fatto rimarrà un riassunto che io ho fatto, della tua esistenza, c'è proprio la possibilità di annientare il mondo. D'altronde, ma da dove arriva questo principio? Non dalla follia di alcuni uomini che si vestono di bianco e si credono inviati da Dio, ma deriva sempre ed è una conseguenza delle normative della Bibbia, della normativa proprio di ogni monoteismo, della normativa di ogni religione che ha un Dio creatore, in quanto Dio crea gli uomini. Chi ne fa i sostituti e chi li rappresenta hanno il diritto di distruggere le esistenze, di distruggere le persone, di giudicare i comportamenti. Questo è il diritto che loro si vanno ad arrogare. E con questi principi qualsiasi cosa è possibile, perché nel momento in cui il diritto canonico stampato nel 97 può dire distruggete i testi, distruggete le memorie, passati poi 10 anni, benissimo,
Nel momento in cui questo principio può essere applicato, può dire possiamo distruggere le persone. Se non possiamo distruggere le persone, possiamo distruggere le società, possiamo distruggere le culture, possiamo distruggere le tradizioni, possiamo distruggere qualsiasi cosa. D'altronde siamo noi i detentori del sapere, della giustizia, della conoscenza. Perciò io, come cattolico, dicono chiaramente, come cristiano, mi arrogo il diritto di determinare anche quello che tu andrai a leggere, quello che tu potrai pensare. Cioè, non si limita come una legislazione di uno Stato laico di dire se i tuoi comportamenti rientrano nella violazione di codici di comportamento io li vado a punire. No, qui anche il pensiero ne viene distrutto. Logicamente cosa interviene? La distruzione del pensiero è fatta nei cristiani ed è pianificata nel cristianesimo, è pianificata nel monoteismo. Benissimo, però le persone che si sottraggono a questo dominio io le vado ad annientare, le vado a distruggere, le vado a processare e poi di queste persone non rimarrà nulla. Di conseguenza poi potrà benissimo passare qualche tempo e questo fatto non sarà successo, perché proprio nel monoteismo c'è la capacità di cancellare il passato. Cioè dire, d'altronde, siccome tutto ha un inizio, il passato non è secondario, noi dobbiamo solo ricordare l'inizio. Di conseguenza quello che è successo in 2000 anni è secondario, perché c'è stato un inizio di un Dio che ha creato tutto. Il Dio può aver distrutto migliaia di volte il mondo, è secondario in quanto l'ha creato all'inizio. E rimanendo soltanto in un passato che non può servire a niente, che non può essere documentato, che non può servire, che non è utile, loro possono fare qualsiasi cosa. Noi sappiamo che qualsiasi cosa che noi creiamo, costruiamo, portiamo avanti, deve essere conservato, deve avere memoria, che non possiamo tralasciarlo, che è un nostro bagaglio. È una cosa che noi dobbiamo portare avanti. Cioè, infatti, quello che noi diciamo è fondamentale, perché tutte le persone devono avere la possibilità di partecipare alla conoscenza e di averne la possibilità, perché tutti quanti i tempi pagani sono sempre stati dei fonti di cultura, delle fonti di memoria. Perché ad esempio le divinità della memoria appartengono al paganesimo? Proprio perché sappiamo che quello che ad esempio noi memorizziamo, quello che noi incontriamo, a noi può anche non servire al momento, ma servirà. Sì. Ecco, allora di conseguenza per noi pagani è fondamentale mantenere la memoria di queste cose, perché ad esempio noi abbiamo tutti quanti i mitografi che raccolgono le storie, le varianti delle storie, non perché lo facciano per uno scopo puramente culturale o accademico o di così, pronto? Di gratuità, lo fanno perché sanno. Ciao Claudio. Ciao. Ciao Francesco. Adesso così ragionavo un attimino su quello che è l'assoluto, che tanto nominato naturalmente anche convenzionalmente diciamo da varie religioni, no? Chiamiamolo Dio, assoluto, eccetera. Io vedo l'assoluto da parte mia rigido, geometricamente statico, veramente come è spiegato l'assoluto anche nelle varie religioni monoteiste sempre. Mentre l'assoluto inteso in senso così libero, diciamo anche in senso pagano, io lo vedo fluttuante, lo vedo sferico, lo vedo che esce dal Big Bang, così dal brodo primordiale, come lo chiami tu, come ami chiamarlo, e quindi è dinamico, è fluttuante, e quindi segue e modifica costantemente ed è in divenire anche, e va avanti in maniera dinamica, mentre l'altro lo vedo statico, pesante, rigido, squadrato, limitato, elementare quasi, un assoluto non accettabile. È accettabile molto di più proprio quello dinamico, fluttuante, perché io vivo nel relativo, vivo di questo, della sfera del possibile, e accetto molto di più quello che è l'assoluto, che mi lascia vivere, che lascia vivere tutti e che asseconda e che va su e giù e a destra e a sinistra e fluttua comunque. Spiego, la costanza indiversificata, fluttuante nel tutto, nell'esistente. Ecco, se volete aggiungerò qualcosa. No, sì. Ciao. No, ma d'altronde, vedi, l'immagine che ha usato Giampaolo è abbastanza carina, cioè nel senso, il dinamismo dell'assoluto nel paganesimo. Per dare una definizione, nell'assoluto, nel monoteismo, è la nebbia, in cui tu sei all'interno di questa nebbia e non percepisci nulla.
cioè non hai la visione di niente, ne sei perso. Un pagano presentando l'assoluto come esterno, come, cioè se noi vediamo una nuvola dall'esterno, vediamo che la nuvola è mutevole, cambia forma, cambia allineamento, cambia posizione, cambia la forma in cui si rappresenta, ma noi siamo osservatori esterni, lo possiamo vedere, lo possiamo percepire e la troviamo bella. Certamente uno che si trova in mezzo come monoteista non è capace di percepire nulla, è solo capace di perdere ogni cognizione, ogni riferimento. Di conseguenza per questo noi è dinamico, e per questo proprio perché noi abbiamo la capacità di essere all'esterno, di osservare le cose, nel senso che nel paganesimo la cosa fondamentale è l'osservazione del reale e di quello che ci circonda, e di conseguenza... Sì, voglio sapere, vi ritrovate a Marostica presso una vostra associazione, mi sembra il giovedì? Chi parla? Grazie a lei, da Vicenza. Alcuni di noi si ritrovano a Marostica. Sì, ecco, io ero interessato a partecipare a qualche vostra riunione, no? Sì. Però volevo sapere bene Mari l'ora e più o meno... Se me lo passi in privato, mi danno un... Senti, un attimo ti passo in privato, va bene? Grazie a te, ciao. Quello che noi cerchiamo sempre delle cose, cerchiamo sempre di avere una certa discrezione. Perché questo? Perché la discrezione è fondamentale nelle relazioni. Non tutti quelli che... Un attimo solo, scusate, metto su un po' di musica, due secondi, un attimo solo. Scusate un attimo, noi non prendiamo mai telefonate in privato, purtroppo qualche volta succede. Comunque in ogni caso, per tutti quelli che vogliono mettersi in contatto, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, oppure può scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Se no, l'unica cosa che... O se non la posta elettronica. O se no la posta elettronica, sì. Sì, lì non è problematico. Sì. Allora, Alessandro, io in questa trasmissione non te faccio più parlare. Perché? Perché hai insultato quella signora che si era fatto, orfanotrofio, e te si dà spuaghe in muso dicendo che sta mantenendo dallo Stato. Sta quasi una roba che mi sta talmente sui coglioni, sì, ma talmente sulle palle, che mi va offendere le persone in questa maniera è una roba intollerabile. Mi spiace, ma non ti faccio più parlare. Sì, no, beh, anche appunto, anche specifichiamo, cioè che noi diamo il diritto di intervenire alle persone quando di esprimere, e quando si parla di valori, di concetti o di riferimenti o di cose concrete. Quando si comincia a scendere nell'insultare gente che ha delle esperienze di vita vissuta e che ha sofferto, che ha partecipato a quella sofferenza e che noi la percepiamo e la conosciamo, logicamente queste persone... C'è un certo signor Marcato che aspetta Franco. No, guardi, meglio che telefono ad un altro numero. Sì, di conseguenza proprio, una cosa che ad esempio è fondamentale, qua ci può permettere di comprendere le cose. Lì le divinità pagane hanno un concetto di compassione, non è un concetto di aiutare le persone, ma di concepire il tragico dell'esistere e il dolore del mondo e il dolore dell'esistenza. Di conseguenza, di fronte a queste cose, le divinità pagane trascurano mai la cosa, sentono, cioè partecipano al dolore delle persone e cercano di intervenire, cioè proprio ne hanno la percezione, se ne rendono conto, al di là del Dio cristiano che può chiedere qualsiasi sacrificio. Gli idee del paganesimo hanno la compassione per le persone, ma non del senso caritateo, ma nel senso di comprendere e di vivere, di percepire il dolore e la sofferenza della loro esistenza. E di conseguenza questo è perfino la divinità, per noi pagani, ha questa capacità, ha questa necessità, e non fugge a questa necessità di comprendere e di conoscere e di partecipare al dolore di chi vive in certe situazioni tragiche. Noi non possiamo permettere a degli ascoltatori, che non vado a definire in quale maniera, di insultare chi vive questo. Perché il nostro concetto è sempre quello di compassione, cioè nel senso di non di compatire, ma di comprendere e di vivere le stesse passioni. Le stesse passioni che possono anche essere tragiche, possono essere anche essere di sofferenza. Perché io voglio sempre ricordare che nella mitologia, e le persone vadano a vedere, al di là di quelle criminalità che sono scritte nella Bibbia, noi abbiamo sempre delle divinità che, anche di fronte a un loro comportamento errato, provano compassione per le conseguenze che hanno provocato. Perché ad esempio, tanto per dire,
facciamo degli esempi. Noi abbiamo degli indovini che, diventano ciechi benissimo, perché la divinità è adirata con loro. La divinità si accorge dell'atrocità di cui vive quella persona e gli dona la profezia, in maniera tale che questa persona possa sopperire con qualcosa che acquisisce, un qualcosa che gli permette di vivere in maniera differente e di poter percepire il divenire del mondo, l'esistenza della propria esistenza. E dona la profezia. Quando ad esempio ci sono anche delle divinità che arrivano al punto di distruggere quello che l'uomo crea, alla fine tramutano in qualcosa che possa ripetere in eterno, in quella bravura. Ad esempio, noi abbiamo una divinità nel paganesimo greco che è Aracne, in cui era un'abile tessitrice e sfidò Atena. Aracne era un uomo, cioè era una donna, e aveva la capacità di percepire la sua superiorità alla divinità, e la sfidò. Nel momento in cui Atena distrusse la tela che lei aveva filato, battendo in capacità la dea distrusse la tela. Aracne si suicidò. Atena, di fronte a questa cosa, ne ebbe compassione del suo comportamento e partecipò alla sofferenza di questo, e la tramutò in ragno, cioè in un essere che può permettere per tutta la sua vita di tessere nuove tele, di essere perfetto e di poter avere una perfezione nell'intendere le cose. Ma questo si rese conto dell'atrocità che commise e ebbe compassione della sofferenza che provocò in questa persona, e di conseguenza cercò di rimediare nelle maniere in cui lei poteva farlo, cioè nel senso di dare a questa persona la capacità di ripetere in eterno la possibilità di tessere nuove cose. E ora, se una nostra divinità arriva a questo punto di avere la compassione per quello che crea e per la sofferenza che crea, non possiamo permettere che un ascoltatore, che non vado a qualificare, crei altre sofferenze verso altri ascoltatori. Penso che sia stato chiaro. Bene. Allora, visto che siamo stati interrotti nei discorsi, ti introduco un'altra. Canone 989, la libertà del cristiano.